Allora, salutiamo i nostri ascoltatori qui da Radio Roma Futura con i post-it di Luciano. In studio Oreste D'Addese, buonasera. Marco Wong. Buonasera a tutti. E alla regia il nostro Federico Sossio. Buonasera, buonasera Luciano. Bene, stasera, come avrete visto e sentito, parleremo soprattutto, parleranno le interviste che abbiamo fatto su, sul referendum, quindi sulle ragioni del sì, le ragioni del no, con il professore Alessandro Sterpa, professore di diritto pubblico all'Università della Tuscia, e il senatore della Repubblica Walter Tocci. Bene, però nel frattempo c'è stato un evento straordinario che ha colpito, come dire, tutti noi e tutto il mondo. Un'isola come quella di Cuba, che deve come dire, la sua fama certamente a un uomo straordinario, pieno di contraddizioni sicuramente, però anche un uomo di grande carisma come Fidel Castro. Fidel Castro è morto a 90 anni e noi gli dedichiamo un omaggio un po' particolare che io riprenderò insomma da una cosa che ho trovato su Facebook. È un omaggio di una giovane che ha studiato a Cuba. È un omaggio particolare, è lì a De Feo questa ragazza, è quasi dissacrante, ma vero, da parte di una, non di una turista, una viaggiatrice occasionale, ma una giovane che ha trascorso 3 anni a Cuba per ragioni di studio. E prima però di parlare di Fidel, lei parla dei cubani e lo fa anche per stigmatizzare una certa alterigia, un atteggiamento, lei dice, da fighi, da fighetti, come dice lei, con una immensa stima di se stessi. I cubani si sentono speciali, una specie di razza eletta, e tutto questo naturalmente, dice sempre lei, non te l'aspetti in un paese che cade a pezzi. E questo atteggiamento produce in lei anche rabbia, fastidio, e dice li vorresti quasi strozzare. Poi arrivi all'aeroporto e prima di salire per il volo che ti porterà in Messico per rilassarti un po' da, appunto, da questa, un po' far svanire questa rabbia che ti ha preso a Cuba, vedi che si apre il portellone di un aereo e escono un aereo angolano, quindi viene dall'Africa, scendono passeggeri in barella, in sedie a rotelle, sciancati, così dice lei, che vanno a curarsi a Cuba. Il problema è che noi, e lì quindi sfuma tutta la sua rabbia e si trasforma in una sorta di ammirazione nei confronti, appunto, di questo paese. In Occidente il vero problema è che noi in Occidente di Cuba conserviamo il giudizio dei primi anni 70, quelli in cui Fidel, un po' per scelta, un po' per obbligo, tentò di impiantare sostanzialmente un modello sovietico. Ma ormai sono passati 35 anni e i cubani fanno, per dirla tutta, quello che gli pare, cosa che io francamente ho constatato anche nel Vietnam comunista, pieno di simboli, ma poi, come ho detto in quella trasmissione in cui raccontavo il mio viaggio, sotto il vestito niente, insomma, tutte bandiere, tutta forma, e poi nella sostanza, appunto, ognuno fa quello che gli pare. E la sua padrona di casa dice 3 cose che non si possono fare a Cuba: droga,
lo sfruttamento dei bambini e, se sei straniero, una smaccata propaganda antistatale. Per il resto, dice sempre un po' ironicamente la sua padrona, puoi anche camminare nudo per strada a testa in giù, nessuno ti dice niente. Non si capisce Cuba se non ci si mette in testa che sono isolani, che sono unite in una maniera incredibile. Lei aggiunge, appunto, sempre con il suo modo un po' rude, sono uniti da fa schifo, e se si sentono minacciati lo sono ancora di più. E io penso che dovrebbero averlo capito gli americani, che speravano che le difficoltà, la vera e propria penuria provocata dall'embargo, dal blocco, come lo chiamano loro, spingesse ad una rivolta, e invece i cubani si arrangiano con una inventiva che ha pochi paragoni nel mondo, e si concedono anche il lusso di esportare medici e insegnanti in tutta l'America Latina, e qualche volta anche in Africa lo hanno fatto. Anche per gli omosessuali pare che siano finiti gli anni 70. C'è stata certo anche una persecuzione nei confronti degli omosessuali, ma ora c'è il Pride, e Lia racconta di un particolare, questa è molto bella questa cosa, che l'ha colpita in un manifesto contro l'AIDS per la prevenzione. Due gay si baciavano, la fotografia riprendeva due gay che si baciavano, ma a differenza che da noi, in cui i due gay sarebbero stati giovani, bellissimi, invece nella foto cubana i due signori sono di mezza età, si baciavano, un invito all'amore con la prevenzione, naturalmente, sobrio, rispettoso. Ma nonostante l'insofferenza che continuamente, in questo elogio così strano, Lia prova nei confronti di certi atteggiamenti dei cubani, Lia, girando per l'America Latina, appunto per rilassarsi dai problemi che gli propinava Cuba, l'insofferenza per certi atteggiamenti istrionici dei cubani, ha scoperto che lo status di residente a Cuba funzionava come un lasciapassare in tutta l'America Latina, meglio, come addirittura una onorificenza. In Nicaragua tutto questo toccava vette di rispetto incredibili. Castro ha dato orgoglio e un senso all'essere cubani, che sono figli di due popoli sradicati, spagnoli e africani, arrivati su un'isola in cui gli indigeni erano scomparsi. Sarebbero una cozzaglia di storie diverse, di schiavi e di avventurieri. La cubanità non te la dà la nascita, non te la dà la residenza, né il colore della pelle, ma la volontà di essere cubano. Questo istinto isolano è vivo nell'orgoglio di aver combattuto per la propria indipendenza e aver resistito alla più grande potenza mondiale. Fidel ha preso una colonia e ne ha fatto uno Stato. Questo dice Lia. Ha commesso errori, sì. Poteva fare meglio, certo. I cubani hanno sofferto, sì, ma l'alternativa era Puerto Rico o Haiti. Ha tirato fuori dal suo popolo il meglio e gli ha dato serietà, disciplina e cultura, anche se non mancano i difetti e i problemi ora nel mondo in cui le rimesse dall'estero, tanto per fare un esempio, sono diventate via via essenziali e vitali, si sono accentuate le differenze razziali, perché il grosso degli emigrati, soprattutto quelli di Miami, è bianco e il denaro è giunto alle loro famiglie, solo alle famiglie appunto di bianchi, mettendo questi in condizioni di partire con le piccole imprese che sono state in parte liberalizzate. Il turismo è un'altra delle risorse fondamentali, però sul piano culturale e morale ha avuto anche riflessi negativi, e qui fa una puntatina anche sugli italiani. E questa è un po', appunto, accanto all'omaggio a Fidel, anche uno sguardo sul futuro di Cuba, che naturalmente è aperto
a vari esiti, e lei, mentre elogia la scuola, la sanità, tutto quello che ha visto lì anche nei confronti dell'America Latina in generale, però non può negare che alcune contraddizioni che io ho notato anche in Vietnam sono presenti e potrebbero anche esplodere senza un capo carismatico che ha tenuto insieme. Questo tra l'altro è successo anche in Jugoslavia, purtroppo, con la morte di Tito. Quindi lascia un interrogativo che, se non è negativo, però insomma guarda al futuro con una certa apprensione. Quindi noi abbiamo dato questo omaggio e adesso continuiamo con tutta la serata musicale dedicata a Cuba, e il primo è Silvio Rodriguez, Al final de este vite viaje. Quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino.